inauguro con tutto il cuore, anche perché con un manifesto come quello di quest'anno, sì, con il, secondo me, uno dei più grandi Pulcinella senza maschera che ci sono stati, vestito di bianco, che risponde al nome di Massimo Troisi, mi sembra un inizio meraviglioso. È importante che questo festival qui, Pulcinella, parli proprio, si rivolga a chi fa commedia. Adoro scrivere delle sceneggiature, immaginare poi il mio, le mie emozioni, il mio pensiero attraverso il volto e l'interpretazione di qualcun altro. Pulcinella è la prima maschera che veramente usa il sentimento, i sentimenti. E noi sappiamo bene qui in zona che abbiamo tanti difetti, tanti problemi, ma una cosa non ci manca, o sentimenti. È vero? Ha detto di sì, mi raccomando, eh?